Ciao ciurma e benvenuti dallo youtuber più veloce del mondo. Oggi parliamo di quello che a mio parere è un autentico scempio, la puntata numero 9, Rain, della terza stagione di Supergirl. Allora, parto col dire che in questa puntata si salvano un paio di cose, che sono innanzitutto il bacio tra Jimmy e Lina che io aspettavo dalla prima puntata di questa stagione e che è simbolo di un rapporto un attimino più sano rispetto ai precedenti della serie. Vedete quello tra Win e Lyra, che aveva alla base inizialmente un rapporto che vedeva lo sfruttare Win per salvare il fratello delinquente, quello che era, insomma, era malsano. Vedete il rapporto tra Kara e Monel che è sfociato in questa porcata allucinante, finalmente un qualcosa di tranquillo, di intelligente, perché i due nel corso dei 9 episodi hanno approfondito sempre di più il loro rapporto, anche semplicemente con gli sguardi, perché dopo tutto siamo all'inizio. Seconda cosa positiva è sicuramente il fatto che si sia vinta la forza di Rain, che momentaneamente è molto più forte di Supergirl, un dato significativo, interessante e altamente divertente. Simpatica anche la festa di Natale, a casa di Kara e l'incontro tra Lena stessa e James con Edge. Fino a qui ci siamo. Bella roba. Fosse stato tutto così, sarebbe stato un grande episodio. Per il resto, il disastro più totale. Oltre al fatto che Rain si è trasformata in modo abominevole nella scorsa puntata, non lo ha fatto nemmeno definitivamente, ma è stata buona, tra virgolette, per un po', per poi riaccendere il bottoncino magico del cambio di identità e andare a combattere. E quando Rain entra per la prima volta in gioco succede questo scempio. Riuscite a capirci qualcosa? A me sembra che la macchina da presa cada per terra, faccia 3 capriole, vomiti, poi torni in mano al cameraman e poi non so che cazzo altro faccia. Ma che cavolo di ripresa è questa? Confusionaria al massimo, incomprensibile, dannosa per la vista. Dovevano metterci l'avvertimento come sulle sigarette, però in questo caso può provocare nausea e dolori intestinali. Non si capisce un cazzo visivamente di quello che sta accadendo. E non capisco il perché. Forse perché non volevano farci vedere che era lei? Pensando forse che non ce ne saremmo accorti? Non è la più pallida idea, ragazzi. Provate a farmelo comprendere in un commento, ma sono abbastanza sconcertato. Passiamo poi a quando la stessa Rain si sbottona la camicia in piena catco davanti agli occhi di tutti, e già questo basterebbe, fermandosi letteralmente per 2 secondi davanti alla telecamera, tanto per far ammirare il costume. Scandaloso! Va bene che Supergirl lo fa sempre, ma non così a lungo e perlomeno resta in moto costante. Qui siamo veramente ai limiti dell'impossibile, un particolare, sì, ma un particolare inaccettabile. Ed ora la crème della crème, l'acmè, l'apice dello schifo raggiunto in questa puntata, la scena finale. Ragazzi, mi spiegate cosa cazzo è quella cosa? Una posa innanzitutto indecente, assurda, da cartone animato realizzato da Luca Giurato, ma poi questo. No, 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 no. Rivediamo. No, no, non dobbiamo rivedere. Riguardiamo ancora una volta. Questo. Ma cosa cazzo è sta roba? Cosa minchia è? Una scena, peraltro non conclusa, degna di un film horror, ma un film horror di merda come Esp. Esattamente la riproduzione di una scena di Esp. Non scherziamo, per cortesia, ragazzi, dai. Non scherziamo, non facciamo puttanate. Cosa cazzo è questa scena girata horror con grido? Ma che cazzo è? Raga, no, è inaccettabile, non lo comprendo, davvero. Qua va fatta o si rivoluziona completamente la serie, oppure per salvarla, per dire che è una serie ai limiti della decenza, dobbiamo accettare che sia una serie per bambini. Perché i bambini, le cose che stanno accadendo in questi episodi, se le bevono e sicuramente le amano pure, perché ci sono le scazzottate, le puttanate e così via. Ma un adulto, anche della nostra età, 19, 20 anni, 18 anni, insomma, che vede queste scempiaggini, secondo me, per chi li ha, non è il mio caso, si mette le mani nei capelli. Ragazzi, non scherziamo. Siamo veramente ai limiti della decenza. Però siamo sotto, capite? Cioè, questa puntata vale forse un 5,5, un 6 meno meno, ma è pochissimo per un fottuto mid-season finale, ragazzi. È assurdo. È assolutamente incontemplabile.
Come avete visto, ho messo anche i video in sottofondo che mi fanno saltare la monetizzazione, che sarebbe stata comunque, ve lo dico senza problemi, 40 centesimi se vogliamo esagerare, no? Ma sti cazzi, vi perdo, fossero stati pure 200 euro per il fatto che me ne fotte. Dovete poter comprendere, dovete poter arrivare a capire come capisco io che è uno scempio, che non va bene. E porca Eva. E ragazzi, con questo non so che altro aggiungere. Supergirl va in pausa e teorie e quant'altro non penso che le porterò su questa serie. Semmai faremo una live se ne avremo il tempo. Intanto vi invito a passare dal mio secondo canale in caso di iscrizione, Kilian Bandana, il canale dei Pirati della Velocità, e dalla pagina Facebook Supergirl Italia Serie TV. Grande pagina, molto obiettiva. Un saluto, Capitan Bandana. Oh, che sventola di pubblico, mi sento già stranito. La vita di prima mi puzza di vecchio. Sapete adesso, gente, che dovete fare? Iscrivervi al canale e poi anche commentare.